Per ragioni familiari e per motivi di lavoro ho vissuto all'estero la maggior parte dei miei anni. Ho dovuto abituarmi presto a cambiare casa, abitudini e amici. E vi confesso apertamente che non è stato facile. Non è mai facile iniziare tutto da capo in una terra sconosciuta e imparare a gestire la solitudine di alcuni momenti. Non è facile lasciare le certezze del tuo mondo abituale per le incertezze. Aveva ragione Cesare Pavese quando disse che viaggiare è una brutalità. Obbliga ad avere fiducia negli stranieri e a perdere di vista il comfort familiare della casa e degli amici. Ma è proprio per questo che viaggiare, cambiare ambiente e conoscere altre culture è uno straordinario modo per crescere e per farlo in fretta. Ti costringe a contare solo sulle tue forze e a superare i tuoi limiti. Anche dopo l'università, quando ho iniziato a lavorare, mi sono trovato costretto più volte a cambiare città, che è stato come ricominciare sempre da capo. E quando ti trovi a vivere in un paese che non è il tuo, devi imparare a gestire qualcosa in più rispetto agli altri. Mi riferisco alla diffidenza che ogni tanto percepisci, mi riferisco anche allo stato d'animo che tu stesso provi, collegato al fatto di non avere radici in quella società. Sono tutti elementi che hanno segnato la mia storia personale. E le esperienze che ho compiuto sono state tutte importanti per la mia crescita professionale.